che dire, la matematica mi è sempre piaciuta. Ho sempre avuto il pallino e l'idea di continuare i miei studi in questo ambito. Solo nell'ultimo anno di superiori ho studiato al liceo scientifico. Ho avuto qualche dubbio, ero indecisa tra matematica e fisica. Ancora non so di preciso che cosa alla fine mi abbia convinta a scegliere matematica. Ricordo solo che mi sono immatricolata praticamente l'ultimo giorno disponibile. Ma ora posso affermare con decisione di essere felice di averlo fatto. Ho scelto il corso di laurea in matematica perché di questa disciplina mi ha sempre affascinato l'idea di poter combinare l'astratto con il pratico. Ho scelto matematica sostanzialmente perché mi piace. Mi piace il suo aspetto creativo e la possibilità che lascia nell'immaginazione di nuove realtà. Il passaggio dalla scuola superiore all'università è molto grande. Specialmente appunto in matematica, quando magari alle superiori eravamo semplicemente abituati a fare degli esercizi, a volte anche in maniera meccanica. E mentre invece all'università ovviamente c'è la necessità di dimostrare ogni cosa. Tra la matematica del liceo e la matematica dell'università è il livello di astrazione. Al liceo tutto è più concreto, mentre all'università hai bisogno di più fantasia. La cosa più difficile per me è stata scoprire che i professori non fanno verifiche come alle superiori durante tutto il semestre, ma è solo un'unica grande prova alla fine. E questo un po' ti spiazza perché non sei abituato a studiare in questo modo. Le materie che si incontrano sono nuove e spesso possono risultare ostiche. Forse la cosa che non si capisce al liceo è il contesto in cui si inseriscono le cose che si studiano, il fatto che in matematica si proceda sviluppando teorie diverse che però si intersecano e parlano anche l'una dell'altra. A scuola ti danno una formula, ti danno un esercizio, tu impari a fare l'esercizio e la cosa finisce lì. In università si studia che cosa c'è sotto quella formula. Sì, la matematica che si insegna alle superiori è molto diversa da quella che si insegna all'università. È chiaro che non si butta via nulla, però da lì si parte per l'esplorazione di un mondo del tutto nuovo e molto più bello. Probabilmente la cosa che mi piace di più è che è un mondo in cui si può usare la propria creatività, ma bisogna essere anche in grado di saper poi razionalizzare quello che si sta facendo e costruire qualcosa che abbia un senso compiuto e un senso interno. La matematica è anzitutto una scuola di libertà, ci insegna a essere critici e al tempo stesso creativi. Dopo una laurea in matematica trovare un lavoro è, non dico scontato, ma quasi. Ci sono molti miei compagni che hanno trovato lavoro anche semplicemente dopo la triennale. Il matematico invece soprattutto impara ad imparare ed è per questo che spesso le aziende lo preferiscono, perché è capace di adattarsi e rispondere positivamente alle nuove sfide di un mondo che cambia. Spero di diventare ricercatore e alla fine professore. Vorrei fare questa carriera perché nel corso di questi anni ho trovato un settore della matematica che mi piace moltissimo e quindi vorrei continuare a studiare e a scoprire nuove cose come lavoro. Per il dopo devo essere sincera, non ho le idee troppo chiare e credo che questo sia dovuto soprattutto al fatto che gli sbocchi che offre una laurea in matematica siano davvero mille, contrariamente poi al luogo comune per cui se studi matematica andrai a insegnare. La matematica può essere fatta ovunque, in treno, in aereo, a casa, in un giardino, sulla spiaggia. Questa è una cosa che gli altri scienziati ci invidiano molto.